6 regioni, 21 tappe, quasi 2000 chilometri. Sono i numeri della seconda edizione di Save Tour, progetto realizzato da Museo del Risparmio, Bay Institute e Scania in collaborazione con Intesa San Paolo, per educare i giovani all'uso consapevole delle risorse economiche e ambientali. Allestito come un vero e proprio laboratorio interattivo e itinerante, un Discovery Track ospiterà studenti di scuole primarie e secondarie che, guidati da tutor in percorsi tematici e attività ludiche, rifletteranno sulla scarsità delle risorse sia naturali sia finanziarie e sulla necessità di impegnarsi contro gli sprechi. Il risparmio, secondo noi, non è l'astensione dal consumo, ma invece la programmazione nell'uso delle proprie risorse. Infatti noi abbiamo scelto la parola SAVE, che significa risparmio in inglese, ma che per noi è un acronimo: sostenibilità, azione, viaggio, esperienza. E partiamo con la sostenibilità, e cioè l'uso delle risorse naturali, delle risorse del pianeta, gran parte delle quali sono non riproducibili. Ecco, questo è uno dei concetti che vogliamo insegnare ai giovani delle scuole attraverso una serie di attività multimediali che vengono portate in giro per l'Italia. E che cosa insegnate con questa esperienza, con questo camper? Insegniamo che le risorse si possono utilizzare in vari modi e che quindi è opportuno chiedersi che cosa si farà con quelle risorse, non soltanto il primo giorno, ma anche nei giorni successivi. Partito dal capoluogo piemontese, il progetto farà tappa a Genova, poi toccherà Sardegna e Sicilia e risalirà la penisola attraverso la Calabria fino a Napoli nell'aprile 2020, per sensibilizzare i più giovani a pensare in modo diverso la sostenibilità. Inizieremo la mattina con i ragazzi, soprattutto delle scuole elementari, continueremo durante tutta la giornata a offrire laboratori e anche attività di riflessione sulla sostenibilità, intesa come sostenibilità ambientale, sostenibilità economica, perché l'uso delle risorse ha molti elementi in comune, sia che sia il denaro sia che siano le risorse ambientali. In questi laboratori su che cosa potranno esercitarsi? Bambini più piccoli sull'arte del recupero, inteso come recupero circolare, quindi è un po' diverso del semplice riciclo di materiale, quindi, mentre i bambini più grandi, quindi i ragazzi delle medie e delle superiori, faranno un gioco che si chiama Circular Challenge sull'economia circolare collegata al turismo. Poi tutte le classi avranno in dono un albero che potrà essere piantato in un paese del mondo e avranno quindi modo di avere un gadget che è qualcosa di più di un gadget o un pezzo di plastica che inquina. A sostenere l'iniziativa anche il MIUR. Il Ministero fa bene a essere qui, ad ascoltare, a supportare questo tipo di iniziativa. Io penso che sia molto utile, aiuta le giovani generazioni ad avere maggiore consapevolezza del mondo in cui vive, sia dal punto di vista naturalmente del risparmio ambientale, ma più in generale anche sul tema grande di come fronteggiare i grandi temi dell'economia, della finanza, anche della crisi con la quale purtroppo il mondo si è confrontato in questi anni.